Buongiorno, maestro Salvatore Conforti dell'Istituto Borgoncini Duca di Roma. Lei si sta occupando di Philosophy for Children da vari anni ed è stato esonerato dal servizio dalla dirigente scolastica dell'Istituto per essere l'organizzatore proprio della Philosophy for Children nella scuola primaria. Quali sono le motivazioni che le hanno dato la spinta, che spingono un insegnante di oggi a sperimentare una didattica così innovativa? Buongiorno, la spinta è racchiusa nella parola rivoluzione. Rivoluzione è nel metodo di insegnamento e apprendimento, cioè si tratta di un capovolgimento totale che destruttura del tutto la classe, la sua spazialità, il flusso delle informazioni che passano tra insegnante e discente, e diciamo che c'è un passaggio di conoscenze diverse da come può avvenire solitamente. Anche la ricezione dei messaggi, il coinvolgimento attivo degli alunni, dei presenti, dove per attivo intendo dire propositivo, decisionale, selettivo, diciamo che pertinente al tema della discussione, insomma. Ecco, lei usa la parola rivoluzione, rivoluzionario. Ci spieghi meglio il senso di questo termine riferito al metodo di insegnamento? Ecco, guardi, ci troviamo esattamente di fronte a un metodo che porta in sé un ribaltamento totale, cioè sia di ordine sociale che di ordine comportamentale, e mi spiego. Al centro dell'azione educativa e didattica c'è una sollecitazione profonda, una sollecitazione profonda che attiva il pensiero nelle sue più svariate forme, componenti. Come posso dire, un pensiero che oggigiorno è come se fosse messo, no, costretto in stand-by da una serie di articolazioni sociali che pone questo pensiero, diciamo, un po' in subordine dalle componenti, diciamo, che possono essere tipo l'utilizzo, per esempio, ecco, dei mass media, così come fatto in maniera massiva da parte degli alunni, gli stessi smartphone che sono disponibili ad ogni ora del giorno e della notte fanno sì che questo pensiero, piuttosto che sollecitato, no, ad agire, sia un pensiero sollecitato ad appassire. Guardi, la sollecitazione offerta dalla P4C, questa sigla che corrisponde alla Philosophy for Children, risponde a un'esigenza sociale. Un'esigenza necessaria a rimettere in funzione proprio quel pensiero autonomo, un pensiero, come dire, riflessivo, un pensiero critico, un pensiero di relazione. Guardi, in un'unica parola, un pensiero complesso. Ecco, la P4C rappresenta, uso le parole, faccio mie le parole del presidente del Consiglio di ieri, Conte, dove dice che la P4C rappresenta un investimento strategico per il futuro, secondo me. Garantisce una migliore integrazione personale ed anche aiuta a combattere le diseguaglianze sociali, come se mi avesse quasi ascoltato, insomma. Benissimo, e negli alunni ha notato dei cambiamenti? E quali cambiamenti ha notato in questi Guarda, anni? io potrei rispondere con una forma molto sintetica per quanto riguarda i cambiamenti, ma in realtà se facessi in questo modo mi servirebbero soltanto i risultati scolastici, ma voglio in qualche modo essere più esaustivo e quindi in qualche modo essere più preciso e dirle che ciò che fortemente è migliorato è l'ascolto. L'ascolto, la partecipazione che è decisamente più attiva, i dialoghi che agiscono su registri linguistici aderenti ai temi trattati, e tra l'altro si palesa pure una ricercatezza espressiva formale nell'esprimersi, che è effettivamente qualcosa di fortemente innovativo per quanto riguarda la scuola con i bambini. E come manifestano gli alunni questo interesse, questa voglia di partecipare? Come la percepisce lei? Guarda, io vorrei essere abbastanza preciso e raccontarle un semplice aneddoto. È successo che ogni qualvolta negli anni precedenti, sono tra i 3 anni che io svolgo questa attività con i bambini, è capitato per i più svariati motivi che la sessione filosofica sia saltata, ebbene, l'indomani o la settimana successiva
i bambini hanno avuto, diciamo, l'accortezza di ricordarmi che quell'attività era stata, insomma, in qualche modo era venuta meno, e loro si sono, mi hanno perfettamente ricordato che quell'ora andava recuperata. Cioè, un fatto del genere non succede facilmente, perché i bambini, diciamo, in genere preferiscono recuperare ciò, certo, che sono le attività ludiche, soprattutto, ma le attività musicali, ricreative. Ma per quanto riguarda l'attività di questo genere non mi era mai capitato, eppure sono oltre 25 anni di attività didattica. Oh, e questa sperimentazione ha modificato il suo atteggiamento verso la scuola, verso la didattica negli anni? Guardi, sono alle soglie della pensione e potrei dire che sono stanco. In realtà questa stanchezza viene assolutamente meno rispetto al fatto di aver ritrovato una certa freschezza dal punto di vista, diciamo, della volontà di continuare. Ho un rimpianto rispetto a tutto ciò, di non aver incontrato prima la Philosopher's Children sulla mia strada, ma, come diceva il nostro famoso maestro passato, non è mai troppo tardi. Dunque, a quanto pare lei è attualmente ancora l'unico maestro a cui viene affidato tutto il plesso per una iniziativa di questo genere. Ecco, è qualcosa che la inorgoglisce o che la spaventa? Ecco, se le dicessi che questo non avverto il peso e la responsabilità di una tale decisione, sicuramente starei mentendo. Anche per chi ha deciso per me e si è assunto una tale responsabilità, io intendo rispettare fino in fondo questa decisione abbastanza, diciamo, significativa, perché sono decisioni che, guardi, in un certo qual modo in ambito scolastico, no, nei confronti di tutto il corpo docente e anche delle famiglie, rappresentano dei veri oneri significativi, insomma, sono scelte non facili, abbastanza difficili, pur tuttavia però questa sfida, devo dire, mi rende perfettamente orgoglioso, grandemente orgoglioso, perché ho la consapevolezza che dopo 3 anni di esperienza in questo settore, gli effetti positivi, sia per quanto riguarda il passato e posso dire per quello che sarà il futuro, i benefici sono tangibili anche nel campo dell'inclusione scolastica. E quando dico inclusione scolastica non voglio essere, come dire, manifestare una certa, essere alla pace, insomma, perché l'inclusione scolastica oggi se ne parla dappertutto, ma perfino l'UNESCO ha fatto sì, ha riconosciuto alla Philosophy for Children il merito di essere la didattica inclusiva per eccellenza. Benissimo. Oh, per chiudere, ci può fare un esempio, uno o due esempi di quello che succede durante le sessioni filosofiche con i bambini? Guarda, senz'altro, sono molto soddisfatto e contento di poterle dare delle risposte in questa direzione, perché è l'unica modalità per capire, per chi non assiste a quello che succede durante una sessione filosofica, è rendersi conto di che cosa, appunto, possa venire fuori da una discussione, da un dialogo filosofico con i bambini, filosofico che non riguarda la filosofia tout court, neppure la storia della filosofia, ma il filosofare, il ragionamento, diciamo, il dialogo. Elisa, che è una bambina di 7 anni, mi ricordo che l'anno scorso, durante un'attività, appunto, ebbe a dire, su sollecitazione di un compagno, no? Disse, il compagno le chiese: che cos'è per te il sogno? E lei, così, fare molto convinto e deciso, se ne uscì dicendo: il sogno per me è un'abitudine della notte. No, non le dico che rimasi un pochettino frastornato da questa risposta, per me inaspettata, e credo che per qualsiasi adulto, cioè personalmente non so se sarei stato capace di dare una risposta di questo genere. Ma per andare, diciamo, approfondire un pochettino ancora di più e far capire bene che cosa accade, Luca, un ragazzino di 8 anni, un quarta, volle dare una definizione del destino e disse: per me il destino è un libro bianco che si scrive da solo e che ognuno nasconde a secondo della persona in una parte del mondo a noi ancora ignota. Roba, guarda, veramente da rabbrividire, perché a 8 anni un pensiero così fatto, così profondo, credo che sia difficile da trovare altrove. Finisco con l'ultimo esempio di Caterina. Caterina è una bambina di 9 anni, in realtà molto molto
diciamo, brava sotto il profilo, diciamo, ecco, dei risultati didattici a scuola, ma soprattutto mi rimasi fortemente colpito da che cosa ebbe a dire nel momento in cui in una sessione filosofica la domanda fu la differenza tra mente e cervello. Vidi che Caterina stava sulla sedia strofinandosi per cercare di dire la sua a tutti i costi, e in qualche modo se ne uscì una frase che mi sorprese e le chiesi subito: di Caterina, questa frase valla immediatamente a scrivere sul quaderno perché resterà agli annali. Caterina disse: dal punto di vista logico è il cervello che prevale sulla mente, perché è lui che ci fa sentire sensazioni come il dolore e il suono. Poi disse: dal punto di vista filosofico però la mente è molto più aperta del cervello, perché è come l'aria che si espande in tutto lo spazio che ha a disposizione. Allora, devo dire che noi non abbiamo mai parlato con i bambini in termini di filosofia, di filosofica, eppure lei riuscì in una maniera così significativa a creare la differenza tra ciò che poteva essere termine, diciamo, evidentemente tecnico, scientifico, fisico, dal distinguo da quello che era l'aspetto filosofico. Insomma, diciamo che ce n'è per tutti i gusti, ecco. Molte grazie, maestro Salvatore Conforti, e buon lavoro. Grazie a lei, molto gentile.